facendo percepire alle persone il costo sociale delle proprie azioni individuali, da un lato si determina questo effetto di benessere collettivo, dall'altro gli stessi servizi pubblici, le stesse politiche pubbliche della mobilità attestate dall'amministrazione comunale possono garantire maggiore efficienza. La velocità commerciale della rete, pensate alle strade urbane come al network, aumenta perché hai diminuito il fattore congestionante. Hai sicuramente consentito l'utilizzo delle risorse che ti vengono dal pagamento dei servizi di mobilità verso il trasporto pubblico, che come voi insegnate ha vissuto problemi di carenza di fondi. La mobilità collettiva, la mobilità condivisa, la mobilità alternativa a quella individuale privata è un'altra politica di sicurezza che fa leva sulla collaborazione dei cittadini, però in una cornice in cui l'amministrazione fa questo ruolo di capacitazione dei cittadini, messa in condizione dei cittadini della tutela dei cittadini. In molti paesi, ma anche in Italia, per esempio, è consuetudine dei cittadini che vivono in quell'ambiente urbano non considerare il mezzo privato come uno strumento di mobilità. Tante persone dicono a Milano togli il tram, togli la metropolitana, io non dico più, perché effettivamente diventa anche uno strumento di inclusione sociale. Le persone che non sono costrette a utilizzare la mobilità collettiva, la mobilità privata, da un lato riducono il costo della propria mobilità, perché avere una macchina ha dei costi. Non è come si dice in Italia che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse economico generale. Il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, punto, non economico, perché serve esattamente a garantire l'inclusione sociale di chi non ha la possibilità di muoversi o chi, dovendosi muovere con quello strumento, la mobilità privata, incorre in costi che non potrebbe sopportare. Una politica sociale non è uno su un servizio economico. Nessuno a New York si permetterebbe di dire alla MTA, la Metropolitan Transport Authority, da oggi in poi non hai più il monopolio della rete del trasporto pubblico. Sarebbe assurdo, perché? Da un lato perché non puoi avere tanti operatori su quella rete, e in secondo luogo perché quel servizio è percepito come un servizio sociale, garantisce la mobilità dei cittadini che non hanno la possibilità e inoltre garantisce la salute dei cittadini, perché i cittadini che utilizzano strumenti di mobilità collettiva godono di maggiore salute, si muovono di più, quindi determinano a loro volta un migliore carico del sistema sanitario. Vedete tutte le ramificazioni di un nuovo modo di fare. La visione politica in alcuni frangenti storici non è stata così lungimirante. La cura del ferro, che è fatta in altri ambienti urbani, in Italia e all'estero, a Roma per esempio non è stata mai adottata fino in fondo. Siamo all'alba di un nuovo modello. Le dimensioni di scala. Certi beni comuni sono più in grado di altri di garantire l'attrazione di risorse civiche. Pensate al Colosseo. È molto più facile garantire l'interesse di lavare il Colosseo rispetto alla biblioteca comunale, quindi c'è un problema della dimensione di scala. Ci sono dei beni che garantiscono un maggiore coinvolgimento di risorse civiche, altri per i quali dobbiamo inventarci degli strumenti per rendere attrattivo per il cittadino e per chi vuole investire nei beni comuni anche beni che non sono magari centrali, che non sono altri. Ci sono problemi di scala, cioè quando le dimensioni aumentano si pone il problema di controllo e monitoraggio, perché è chiaro che se tu devi monitorare l'attività di un gruppo di cittadini che si prende cura di un angolo di Parco Le Morenze, è un'altra cosa che se devi stare a monitorare un gruppo di cittadini che vuole gestire l'ATA, faccio un gol. Ci sono rischi di abuso, perché è ovvio che attorno ai beni comuni si sviluppano dei conflitti, perché lo spazio pubblico è lo scenario e il palcoscenico in cui si intrecciano e a volte si scontrano gli interessi e le aspettative, le fantasie, le idee, le soluzioni proposte da diversi cittadini. Quindi l'amministrazione deve essere brava a diventare anche un arbitro di questi conflitti. E queste competenze difficilmente sono presenti ad oggi, quindi la mediazione, la capacità di mediazione. La possibilità che si crei un'ossificazione, una fossilizzazione delle posizioni, e quindi che certi cittadini sviluppino delle dinamiche proprietarie, che si vogliano appropriare. Quante sono le associazioni che voi conoscete che vengono a bussare alla vostra porta per ottenere il rinnovo automatico della convenzione? Si creano delle logiche clientelari e proprietarie. I modelli devono essere modelli che non fanno leva su questo rapporto esclusivo tra determinati cittadini e determinati beni comuni.
quindi con questo passo ha dalle criticità a delle caratteristiche secondo me morfologiche che questo modello dovrebbe avere. Il primo è che, come dovrebbe essere emerso dalla mia esposizione, il ruolo del pubblico diventa nuovo, diverso, non è più un pubblico che fa tutto, continua a fare molto, continua a fare la maggior parte della commissione, ma diventa l'azione amministrativa non è più solo amministrazione attiva, ma è un'amministrazione anche di proattiva, un'amministrazione capacitante che dialoga con i cittadini, che attiva i cittadini, che promuove l'iniziativa civica e li favorisce, li favoriscono nell'articolo 117. Probabilmente saranno necessari nuovi strumenti, nuove procedure, abbiamo visto l'ipotesi dei microprogetti, quindi l'idea della DIA, il cittadino che fa la denuncia di inizio attività, l'inizio di attività civica. Si presenta e dice domani mi voglio andare a occupare di questa piazza, di questo. Quindi si tratta di disciplinare queste procedure. Probabilmente saranno necessari nuovi modelli organizzativi. Fino ad oggi abbiamo avuto gli URT, gli uffici di relazione pubblica, probabilmente domani dovremo avere degli uffici per le relazioni con i cittadini attivi, gli URCA. La butto lì, cioè degli sportelli unici della sussidiarietà orizzontale, per cui la complessità amministrativa non si deve scaricare sul cittadino che si vuole attivare. Per il cittadino la cosa deve essere semplice, perché altrimenti lo scoraggiamo. La necessità di elaborare forme di cooperazione che devono favorire la cooperazione, non la competizione fra i cittadini. Le cooperative non devono essere chiamate a competere fra loro, perché questo innesta tutta una dinamica che porta poi all'infrastrutturazione di soggetti che ormai non ragionano più in vista dei progetti, ma ragionano in vista della prosecuzione della loro sopravvivenza. Quindi ragionano di bando in bando. Quindi devono essere forme che garantiscano non la competizione, la messa in competizione, ma la messa in collaborazione, l'inclusione. La responsabilità primaria rimane sul pubblico. Il pubblico non si deve ritrarre, il cittadino, i cittadini si integrano con l'amministrazione, non soppiantano, non suppliscono, non si sostituiscono all'amministrazione, perché altrimenti questo modello vuole rinascere, soprattutto in un momento di crisi in cui l'amministrazione è già accusata di tagliare i fondi ai servizi. Immaginate il disastro in termini comunicativi se emergesse l'idea che l'amministrazione per fare fronte a questi minori tagli arruola i cittadini. No, i cittadini non sono dipendenti. I cittadini sono risorse, sono, ripeto, serbatoi di competenze, di idee, di soluzioni, devono essere messi in collaborazione integrale, quindi l'amministrazione deve fare lo sforzo di trovare quelle risorse che già ci sono e fare in modo di utilizzare quelle risorse come un aspetto leva. Perché poi ci serve questo nuovo modello? Ci serve anzitutto perché questo genera inclusione sociale e welfare urbano, basato sulla capacitazione e sui beni comuni. Il concetto di welfare badate sta cambiando, non è più l'idea del welfare universalistico, del welfare assistenzialista, dell'amministrazione che fa tutto e dell'amministrazione che ti soddisfa qualsiasi bisogno. Amartya Sen dice che la giustizia sociale si può raggiungere non se tu dai al pescatore i pesci, ma se dai al pescatore la pesca per pescare i pesci. L'idea di Sen è quella che bisogna capacitare i cittadini. Bisogna lavorare sulle loro competenze, i cittadini si sentono liberi di esprimersi, si sentono felici, sentono la felicità pubblica e la felicità privata non dipendono più dall'erogazione dell'assistenza e basta, del supporto economico piuttosto che dell'aiuto, ma dipendono molto spesso dalla possibilità di poter fare qualcosa, di poter utilizzare le proprie competenze, di sentirsi coinvolti. Questo rientra nel concetto di welfare urbano che è sviluppato all'interno del saggio. Questo modello genera valore economico aggiunto. C'è sicuramente un valore aggiunto in fase di input, perché ovviamente tutta questa attività non deve essere considerata come un capitolo di bilancio, perché guai, ripeto, a pensare ai cittadini come agli investimenti o agli portatori d'arte. Però è oggettivo che i cittadini si attivano, è un fenomeno che ha una dimensione, se volete, in termini di tempo. A Bologna si sono attivati, loro hanno organizzato in maniera esemplare la collaborazione quando c'è stata la delegata a febbraio, per parlare di una cosa che Roma ha fatto tanto parlare di sé, e loro hanno un sistema che traccia le ore che i volontari hanno dedicato in ciascun quartiere, organizzati sotto la guida, chiamate, venite, prendete le pare, no, è stata fatta con delle esercitazioni, con un'attività di campagna istituzionale, di comunicazione istituzionale, però quelle sono ore che sono state immesse nel circuito, è una dimensione.
un valore economico. Non dico che deve essere venduta come tale, ma è sicuramente una cosa che, di cui le istituzioni devono tenere presente, perché magari a quei cittadini si può riconoscere dei diritti in più, sconti sulle attività culturali, sui trasporti, non so, magari maggiori diritti di partecipazione, se c'è un budget sul quale bisogna decidere la destinazione, magari se lo portano qui i cittadini non altri. E poi c'è sicuramente un valore aggiunto in output, perché esistono studi empirici che dimostrano, sulla base delle esperienze di giardini condivisi, di cura condivisa del verde, che il valore delle proprietà immobiliari che si trovano nel raggio di 3 km da esperimenti di cura condivisa del verde aumentano sensibilmente. Ed è questo che ha determinato gli amici di Central Park ad attivarsi per Central Park. Dalla qualità dei beni comuni deriva anche la soddisfazione dell'interesse egoistico. Questi cittadini devono sapere, e lo sanno, comunque lo fanno, che il benessere individuale ormai dipende dalla qualità dei beni comuni, da questa ricchezza condivisa. La proprietà privata, la ricchezza privata dipende dalla qualità della ricchezza condivisa. Se io vivo in una città, se io sono povero e vivo in una città nella quale ho il trasporto pubblico, sono meno povero di quei cittadini che se vivessi in una città che non ha il trasporto pubblico. Dalla qualità dei beni comuni dipende anche il valore dei beni privati, dipende il benessere individuale delle persone. Se io vivo in un quartiere degradato, qual è la dinamica che la società mi dice di seguire? Devi guadagnare di più perché così te ne vai in un quartiere più bello. Oltretutto in un momento di crisi questo modello non funziona più. Se noi riusciamo a convincere i cittadini ad investire sul loro quartiere, anche se degradato, quel quartiere diventa un quartiere più bello, economicamente più sano, e quindi anche il bene privato, anche il benessere individuale di quella persona aumenta. Se io riesco ad organizzare attività culturali, se io riesco ad avere delle strade pulite, se io riesco ad avere degli spazi pubblici ordinati, non degradati, non distrutti, non imbrattati, dobbiamo far capire alle persone, ai cittadini, se non lo capiscono, che dalla qualità di questi beni condivisi dipende la qualità della propria vita e del benessere di persone. E poi, da ultimo, questo è uno strumento di lotta alla corruzione. È uno strumento formidabile, perché la democrazia della delega, allontanando sempre di più la politica, l'amministrazione, da chi ha il potere di delega, ha consentito la creazione di queste dinamiche. Ora, io sono convinto che non esiste paese, non esiste amministrazione nella quale non ci sia un certo tasso di corruzione, ma così come non esiste un'impresa privata nella quale non ci sia un certo tasso di corruzione. È nella natura umana. Ma il problema è quali sono le contromisure che adottiamo per minimizzare questo fenomeno. Questa è una di quelle, perché riaccorciando le distanze tra politica e cittadini, tra amministrazione e cittadini, mettiamo sull'amministrazione, sulla politica, il fiato sul collo. Quindi chi avrebbe la tentazione di ci pensa due volte, perché avvicinando i cittadini la casa diventa più trasparente, perché c'è qualcuno che ci guarda dentro. Funzione sociale, benessere economico, quindi generale, individuale, riduzione della corruzione possono essere le motivazioni per puntare su questo momento. Beh,